Bentornati su SuPlay. Viste le innumerevoli richieste di chiarimento che sono state fatte in questi giorni sia sui forum ufficiali, sulle pagine Facebook di Forge Italia, Fantasy Flight Game non è rimasta con le mani in mano e ha provveduto subito con una versione revisionata del regolamento. Da ieri è disponibile la versione 1.1, infatti, che aggiunge alcuni chiarimenti in alcune parti del regolamento e aggiunge a fine regolamento delle FAQ, una sezione di FAQ con esempi. Visto che chiaramente ancora non è stato tradotto in italiano, in questo video andremo a vedere tutte le modifiche che sono state apportate con i relativi esempi. Iniziamo col dire che tutte le modifiche che sono state apportate sono state indicate in rosso nel regolamento, che potete attualmente trovare sul sito della Fantasy Flight Games in lingua originale, chiaramente. Il primo chiarimento è riportato a pagina 5 del regolamento, è relativo al primo turno di gioco. Come sappiamo c'è un'eccezione nel regolamento per il primo turno, e cioè che il giocatore può giocare o scartare una sola carta della propria casa attiva. È stato adesso specificato che eventuali carte non possono modificare assolutamente questa regola, quindi eventuali interpretazioni che avete avuto su alcune tipologie di carte sono sbagliate. L'ulteriore chiarimento è stato apportato a pagina 9 del regolamento in lingua originale e a pagina 12 di quello in lingua italiana, relativo ai vincoli. In questo caso è stato aggiunto una riga che chiarisce meglio il funzionamento dell'attribuzione dei vincoli. E nello specifico, se un giocatore ha dei vincoli, quando rifornisce la sua mano e vuole pescare carte in base alle carte rimanenti nella propria mano, pesca un certo numero di carte meno rispetto a quanto indicato sulla carta vincoli. Questo chiarimento è stato sicuramente introdotto in quanto è soltanto in questa specifica situazione che si applica il vincolo, non in altre situazioni di quando si pescano carte. La parte più succosa degli chiarimenti è stata apportata alla pagina 11 del regolamento, sia italiano che inglese questa volta. Nello specifico, nel paragrafo precedente e ripetere il precedente, è indicato la seguente spiegazione. Se il testo di una carta richiede ai giocatori di ripetere un effetto precedente, l'effetto che precede il testo, che fornisce l'istruzione di ripetere, viene risolto ancora una volta nella sua interezza. Qui il chiarimento è molto importante perché questa regola non interagisce, non ha nessun nesso con la regola del 6 riportata a pagina 7 del regolamento, in quanto tale regola si applica solo quando vengono utilizzate o giocate carte che non innescano il loro effetto più volte. Quindi andatevi a rileggere bene anche la regola del 6. Il concetto di ripetere avrà sicuramente creato molte problematiche di gioco, quindi verrà inserito un paragrafo apposito che spiega il funzionamento di questo effetto. E quindi il nuovo paragrafo dice: se il testo di una carta richiede ai giocatori di ripetere un effetto, la totalità dell'effetto si risolve incluso il testo per ripetere l'effetto. Se la carta che ha creato l'effetto ripetuto viene rimossa dal gioco, l'effetto non può essere ripetuto, ovviamente. Nota: ripetere un effetto non interagisce con la regola del 6, pagina 7. Quindi ritorniamo di nuovo a questa regola del 6, la quale regola si applica soltanto quando vengono utilizzate carte che non innescano il loro effetto più volte. Poi questo paragrafo ci invita a rivedere precedente, diciamo il paragrafo precedente, che è quello di cui abbiamo parlato poco fa. Poi la cosa interessante è che alla fine del regolamento è stata inserita una corposa parte con delle FAQ, quindi con domande e risposte che vanno a chiarire queste nuove introduzioni all'interno del regolamento, che noi andremo a vedere con le carte specifiche che sono state spiegate. Iniziamo con la prima domanda. Il mio avversario ha una riserva 14 Ember e io 0. All'inizio del mio turno seleziono Ombra come casa attiva e gioco la carta Trucco della Civetta, che ricordiamo essere la numero 267, se non ce l'avete la volete andare a cercare. Quante volte si attiva la carta? La risposta è: in questa situazione l'effetto di Trucco della Civetta verrà attivato 7 volte. Infatti, ogni volta quando verrà attivato l'effetto, bisognerà controllare se il tuo avversario ha più Ember di te e se la condizione è esaudita si riattiverà nuovamente. Quindi dopo il primo attivazione avrai un Ember, perché chiaramente ne avrai di meno, ne è 0, quindi avrai un Ember. Poi ne avrai 2 e il tuo avversario ne avrà 12, perché ne hai tolte 2, quindi 3 e via dicendo. Quindi alla fine i giocatori avranno tutte e 2 7 Ember, e solo a questo punto, quando entrambi i giocatori avranno lo stesso numero di Ember, l'effetto terminerà e non si innescherà di nuovo. Quindi ancora una volta viene chiarito che la ripetizione di un effetto non interagisce con la famosa regola del 6, che penso adesso questa regola è diventata più famosa della regola d'oro di Magic o dello stesso che Forge. Passiamo alla seconda domanda, al secondo FAQ. È il primo turno di gioco e io gioco per primo. Scelgo la casa Logos come casa attiva e gioco la carta Alterazione di fase, contrassegnata col numero 117. Questo mi permette di giocare un'altra carta in questo turno, anche se è in vigore la regola del primo turno.
quella indicata a pagina 5 che posso giocare soltanto una carta. La risposta: giocare la carta alterazione di fase non ti permetterà di mettere in gioco ulteriori carte, perché la regola del primo turno non può essere modificata da effetti di carte. Chiarissimo. Passiamo alla domanda successiva. È il primo turno di gioco, io gioco per primo. Scelgo la casa Logos come casa attiva e gioco Wormhole Instabile, contrassegnata al numero 125. L'effetto di Wormhole Instabile può essere risolto anche se è in vigore la regola del primo turno? Questa volta la risposta è positiva, quindi l'effetto di Wormhole Instabile può essere risolto, in quanto la regola del primo turno specifica che i giocatori non possono scartare o giocare più di una carta dalla propria mano. Tuttavia non impedisce alle carte di essere giocate o scartate da altre aree di gioco come il tuo mazzo. La prossima domanda: ho due vincoli e ho sette carte in mano. Quando passa la fase pesca carte, dovrò rimuovere un vincolo in questo passaggio? La risposta è no, chiaramente, in quanto i vincoli vengono rimossi soltanto quando un giocatore pesca delle carte in questa fase. Quindi se il giocatore ha già sette carte in mano e non scarti nessuna carta, non riuscirai neanche a abbassare il tuo vincolo. La domanda successiva, sempre relativa ai vincoli, ho due vincoli e cinque carte in mano. Durante la fase di pesca dovrò rimuovere un vincolo in questo passaggio? Ovviamente stavolta sì, in quanto viene ribadito nuovamente, i vincoli si liberano soltanto quando il giocatore pesca le carte durante la fase acquisizione. E quindi, infatti, avendo solo 5 carte in mano, e normalmente dovresti pescare carte per riempire la tua mano, a causa dei vincoli ti viene impedito di pescare quella carta. E quindi rimuoverai un vincolo. Passiamo alla domanda successiva. Ho in gioco la carta backup biomatrice, contrassegnata con il numero 208, assegnata ad una mia creatura, evidentemente. Nel turno del mio avversario, questo decide di attaccare e distruggere la mia creatura. Che succede? La risposta è che, dato che è il turno dell'avversario, il giocatore attivo può prendere decisioni per tutte le carte. In questo caso, sulla carta backup biomatrice è indicata la parola può, nel senso che l'effetto è facoltativo. Quindi, se la tua creatura viene distrutta con la carta upgrade su di essa, è il tuo avversario a decidere di disattivare l'effetto e quindi inserire la carta nei tuoi archivi o no. Io ho in gioco la carta Signore della Fossa, contrassegnato con il numero 93, e l'avversario invece gioca la carta Restringuntus con l'identificativo numero 94 e scegli la casa Dis. Che cosa succede quando vado a dichiarare la mia casa nel prossimo turno? La risposta è: nel momento in cui dovrai scegliere la casa, di norma dovresti scegliere la casa Dis, in quanto il Signore della Fossa dice questo. Però a causa del Restringuntus tu non potrai scegliere una casa. In questo caso nessuna casa è l'opzione legale come tua casa attiva, in quanto non puoi dichiarare nessuna casa come casa attiva, come indicato a pagina 4 del regolamento in italiano. Passiamo all'ultima domanda. Ho scelto Logos come casa attiva e in questo turno inizio giocando Accesso alla biblioteca, contrassegnata con il numero 115. Poi gioco Wormhole Instabile, contrassegnata al numero 125. In che ordine risolvo questa combinazione di effetti? La risposta: quando giochi Wormhole Instabile, dopo aver giocato Accesso alla biblioteca, l'ordine è il seguente. Prima di tutto tieni un Ember, fornito dal bonus di Wormhole Instabile. Dopodiché si pesca una carta a causa dell'effetto dell'accesso alla biblioteca, risolvi l'effetto di Wormhole Instabile e giochi la prima carta del tuo mazzo, ottieni Ember da qualsiasi bonus presente sulla carta giocata, si pesca una carta dall'effetto accesso alla biblioteca e risolvi eventuali effetti sulla carta giocata in cima al tuo mazzo. Questi erano tutti i chiarimenti che sono stati forniti abbastanza tempestivamente, almeno per noi, sul regolamento ufficiale. E questo era tutto per oggi. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere like e attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui nostri contenuti, e scrivere nei commenti eventuali considerazioni o dubbi che avete in merito al gioco. Ciao a tutti!